Buonasera a tutti, buonasera. Si è appena conclusa, proprio adesso, conclusa proprio ora, la prima delle due semifinali di Wimbledon a Londra e il vincitore della prima semifinale, udite, è Matteo Berrettini. Un evento raro, un evento unico, perché non è mai successo che un italiano, da quando io sono nato o da quando vi è il tennis, non è mai successo che un italiano è riuscito ad arrivare in una finale di un torneo così prestigioso quale quello di Wimbledon. Berrettini ci è arrivato meritatamente perché oggi ha vinto contro il polacco Hurkacz, numero 19, anzi scusate, 18 del ranking mondiale. Vediamo, Berrettini è il numero 9. Ha vinto una partita dove i primi due set li ha stradominati, addirittura è riuscito a vincere il secondo set 6-0, ha letteralmente dominato l'avversario nei primi due set. Ad altronde era arrivato a 10 games vincenti consecutivamente, roba grossa, stava per vincere l'undicesimo ma poi si è fatto fregare e da lì è iniziato un po' il percorso inverso, ossia che il polacco ha iniziato a giocare abbastanza bene e quindi poi la partita al terzo set è stata lottatissima. Sono arrivati al tie-break dove il polacco ha vinto e il quarto e decisivo set Berrettini è riuscito a vincere pur soffrendo, nel senso che comunque l'avversario poi ha giocato, quindi anche un quarto set molto giocato, dove comunque Berrettini ha dimostrato che oggi è stato comunque letteralmente il migliore in campo e quindi ha meritatamente vinto ed è meritatamente approdato nella finale, in questa finale che ancora non sa chi è il suo avversario in questa finale. Ovviamente, ecco, io dico, ve lo dico chiaramente, Djokovic è sicuramente il nome indiscusso come avversario, futuro avversario di questa finale di Wimbledon di Berrettini, però mai dire mai, vedremo anche l'avversario se riuscirà a dargli filo da torcere, ma non credo perché Djokovic è in una forma anche lui straordinaria, smagliante, quindi difficilmente riuscirà a fare il dispetto a Djokovic stesso, l'avversario. Per quanto riguarda il polacco, io non credevo che Berrettini riuscisse a vincere la partita così facilmente, così in maniera con nonchalance, anche perché Kurkacz è riuscito a comunque anche a vincere contro Federer in maniera brillante, 3-7-0, stradominato. E comunque poi è riuscito a vincere anche contro il numero 2 al mondo, prima di Federer, contro Zverev. Cioè, quindi è un giocatore a tutti gli effetti che a parer mio credevo che desse filo da torcere a Matteo. Invece ciò non è stato, a parte il terzo set che se la sono giocata entrambi, ma non ha mai fatto capire di avere magari la partita in pugno oppure di riprendersi la partita, perché comunque Matteo è stato a tutti gli effetti, specie nei primi due set, è stato perfetto e realmente ha cacciato un grande tennis e auspico che se continui su questa linea anche la finale, ipoteticamente nel caso passasse Djokovic, credo che sarà una finale combattutissima perché Matteo, ripeto, è in grande forma. Complimenti a Berrettini, complimenti, è entrato nella storia, già l'aveva scritta oggi la storia perché è stato il secondo italiano ad approdare in una semifinale di un torneo quale è Wimbledon prestigioso, ma adesso l'ha scritta totalmente perché è il primo giocatore italiano di sempre che ha approdato in una finale di Wimbledon così prestigiosa. Quindi applausi, applausi a Berrettini, a Matteo e vedremo come andrà a finire la finale. Vedremo questa sera chi vincerà, auspico Djokovic e poi vedremo questa grande finale cosa ci rivelerà. Se ci rivelerà che questa storia sarà riscritta ancora. O seppure questa storia già è stata scritta oggi e comunque è pur sempre una grande storia. Anche se la finale sarà persa, è pur sempre una grande storia. Ma ripeto, la finale è una partita a sé, quindi come oggi è stata scritta la storia, la si potrà ancora riscrivere. Ciao a tutti, forza Matteo!